parlare del merito e c'è con noi Mister Cormagi. Mister, buonasera, ben trovato qui su Stadio Radio. Mister, ci sente? Sì. Ok, buonasera. Ci siamo. Buonasera mister, intanto ben trovato, ovviamente buon anno, è la prima volta che ci sentiamo nel 2024. Ed grazie, allora mister, ci è mancato poco che dopo l'Ardore non venisse fermata anche la seconda forza del campionato. Sì, purtroppo abbiamo preso quello sul finale in un campo che molto pesante sinceramente, perché ha piovuto un campo in erba naturale, ha piovuto per lunghi tratti della partita. Peccato perché potevamo portare a casa almeno un punto secondo me. Mister, al di là del rammarico che è ovvio che ci sia data la sconfitta, resta comunque la soddisfazione di una nuova grande prestazione che in qualche modo la può far stare tranquillo per quello che sarà un prosieguo che a brevissimo le metterà contro due avversarie dirette per il campionato. Sì, ogni partita ha la sua storia, quindi poi il fatto di aver fatto bene oggi non vuol dire che lo faremo sabato, quindi dobbiamo lavorare per migliorare sempre di più, perché ti ripeto, tutto è migliorabile. Noi non sappiamo ancora la nostra vera forza, ma la classifica dice che al momento siamo nella zona play-out, quindi siamo consapevoli delle prestazioni che abbiamo fatto, però la classifica poi la fanno i punti, e quindi noi dobbiamo, ci siamo detti di guardare partita per partita. Oggi è andata male, venivamo dalle feste natalizie, quindi in un campo difficile, perché credo che il Capo Vaticano non abbia mai perso in casa, quindi la dice lunga. Era la seconda forza del campionato, quindi sicuramente avevamo pure qualche giocatore in meno oggi, tra influenze, infortuni e via dicendo. Ritengo che la nostra prestazione sia stata positiva, come spesso accade, però poi sicuramente la classifica la fanno i punti. Certo, questo fuori discussione. Mister, un'ultima considerazione per quanto riguarda il mercato: c'è stata qualche uscita, c'è stata anche qualche entrata, le chiedo insomma che merito sarà in questo girone di ritorno. Guarda, abbiamo perso un nostro difensore che è andato in eccellenza in Puglia, l'abbiamo rimpiazzato con due giocatori, abbiamo perso anche Taverniti che è andato pure lui in eccellenza a Gioiosa, sicuramente è una perdita importante sia di Sosa che di Taverniti, soprattutto per quanto riguarda, oltre a livello come calciatori, anche a livello umano nello spogliatoio. Erano due persone che ci aiutavano a far crescere i nostri ragazzi. Li abbiamo sostituiti con questi giocatori. Probabilmente domani ne aggiungeremo un altro. Stiamo cercando di migliorare la squadra e di prepararci più che altro, avere una base per pure il prossimo anno, se riusciremo a salvarci, se riusciremo a finire, a fare questo seconda parte del campionato nel modo che vogliamo. Siamo contenti del rientro di alcuni ragazzi di merito che erano andati in squadre regine, e ringraziamo le squadre che ce l'hanno dato pure in prestito, e siamo qui per vedere di scrivere una pagina importante per il calcio velitese. Sicuramente partire da zero non è stato facile, poi ti ricordi che siamo partiti anche in ritardo, quindi molte partite per 60 minuti le abbiamo dominate e poi rimanevamo con il pugno di Mosca in mano, però già oggi ho visto una squadra, nonostante l'assenza, volenterosa, una squadra che se l'è giocata a viso aperto e che poteva fare il colpaccio. Così non è stato, perché spesso la fortuna non ci aiuta, però noi siamo qui e non molliamo mai. Bene mister, grazie per la sua disponibilità e a sentirci presto. Grazie a voi. Buona serata, grazie.